Gioca e vinci con noi! Siamo allora in promozione, il match che vede il Gambettola affrontare il Granata, un match ricco di emozioni. Andiamo con le immagini proprio all'undicesimo, vediamo il cross, in questo caso il passaggio, scusate, di Cappellini, il contatto su Giulianelli, per l'arbitro è rigore, dal dischetto si incarica il numero 9 Bernacci, la rincorsa di Bernacci e la parata di Venghi. Tre minuti dopo cambia tutto perché va in vantaggio il Granata, in questo caso azione della destra. Poi vediamo il cross del numero 7, la palla scorre, il tiro di Boni sul palo, la difesa non respinge bene ed è Ronchi in questo caso attentissimo sulla ribattuta a portare in vantaggio gli ospiti. Qualche minuto più tardi, al 19esimo, 5 minuti dopo, è sempre il Granata, in questo caso con Giannini, il tiro cross si stampa sulla traversa, altra occasionissima per gli ospiti. 40esimo, ora il Gambettola, Gega, in questo caso sulla destra, una finta, punta l'uomo, un'altra finta, la mette in mezzo, la girata di Bernacci ancora una volta stupisce tutti con un miracolo, Venghi. Passiamo dal primo al secondo tempo con le immagini, e in questo caso è il Granata, perché il Gambettola sbaglia un disimpegno, è un autentico assist per Ronchi, che serve poi Giannini in due tempi, il numero 7 porta il Granata sul 2-0, tutta la gioia per l'esterno Granata. 27esimo, risponde il Gambettola, in questo caso il pallone finisce in aria, un batte e ribatti, cerca di respingere il Granata, ancora una volta Giulianelli, chirurgico con la sinistra, accorcia le distanze e chiama i compagni a prendere la palla per cercare il pareggio. 32esimo, ancora il Gambettola, in questo caso il tiro di Vukai esce di un soffio. Un minuto dopo spinge ancora la formazione di casa con il calcio d'angolo, in questo caso dalla destra. Il pallone arriva tra i piedi del solito Giulianelli e ancora una volta Venghi si deve superare. 34esimo, sempre il Gambettola che di forza trova il pareggio, in questo caso la sponda di Bernacci, Cappellini, scusate, il corner e svetta Kayat di testa per il 2-2. Abbiamo nominato Cappellini perché è lui che si rende protagonista al 43esimo, difende palla ancora Cappellini e poi col destro si toglie la maglia, la gioia dell'ex Cesena che porta in vantaggio i suoi. Altre emozioni al 45esimo, sempre il Gambettola, sempre i padroni di casa. In questo caso viene servito nell'area piccola Bernacci, l'airone da lì non può sbagliare, 4-2. Ma attenzione, perché questa è una partita ricca di emozioni, non si fermano qui. Siamo infatti al 46esimo, sempre della ripresa, ed è il Granata in questo caso ad accorciare le distanze con Brighi, un gran tiro che supera il portiere. Ultimo minuto di gioco, altra palla per il Granata, in questo caso il tiro di Campinotti viene respinto da Ambrosini, tante emozioni in un match ricco di gol tra Gambettola e Granata, finisce come abbiamo visto 4-3.